Perché ti sei messo in mezzo? Quello ora mi ucciderà. Volevo difenderti. Ah, sì? E mi porterai sulla luna per nascondermi? No, alla fondazione, vieni. No, 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 no. Dai, qui vieni, no. Pel di carota. No. Carota? Rama. Ci conosciamo? Sì, ma non ti ricordi di me? Non ci posso credere. Jasmine, sei tu? Sì. E dove vorresti andare? Non lo so, Rama, ma lì non ci torno davvero. Cos'è, è un tipo peggiore di Bartolomeo. Ma stare da Bartolomeo è un inferno. Sì, ma non devi stare lì in eterno. Solo per un po', finché Cosello non si calma. Ti proteggo io. Sul serio? Certo. Andiamo via. Vieni, Rama, presto. Permesso, ragazzi. Permesso, scusate. Entriamo qui. Che c'è? Un angelo. E quella chi è? Va tutto bene, ragazzi. Sei tutta sporca, non puoi stare così. No, non no, vedi no, che no. Così peggiori le Rama, cose. Rama, vuoi smetterle e ascoltarmi, per che favore? C'è? I ragazzi ti hanno rubato i soldi e li hanno messi sotto al mio materasso. Sì, certo, certo. Aspetta che ci credo, eh. Non è una frottola. Jasper ha sentito che ne parlavamo. Ehi, perdonami. No, va tutto bene. Va tutto bene, sul serio. Senti, vogliamo pensare al tuo nascondiglio? Oh, questo posto è pieno di brutti ricordi. Perché non te ne vai? Magari stai meglio, che ne sai? Non ti rendi conto che è pericoloso? Ti proteggerò io. No. Ma chi vuoi proteggere? Ho una fame da lupi. Mangerei un vitello intero per colazione. Chi me lo porta? Lo faccio io. Cos'è? Che fate? Cosa? Chi? Come hai detto? Niente, mi scusi. Se n'è andata. Chi se n'è andata? Un angelo, non ci faccia caso. Una specie di delirio. Qui è tutto un delirio. Ora basta, al lavoro. Dovete finire le bambole. Jasmine! Jasmine, dove sei? Dov'è finito il mio angelo? Cioè, quella ragazza? Che mi importa? La cerchiamo in un altro momento. Ora andiamo. No. Lasciala. Sì, finiscila. Sì. Finiscila, sì, che va fai? Bene. Lasciami stare. I tuoi amici, diglielo. Che hanno fatto i miei amici? Sappiamo chi ha rubato i miei soldi. È stato uno scherzetto dei tuoi amici, Nacho e Dolores. No, non ci credo. No, ce l'ha detto Jasper. No. È stato testimone. Jasper? Lui non ha mai mentito. Io li ammazzo. No, aspetta, no, Tiago. Lasciamo andare. È meglio cercare Jasmine. Cercatela voi, se vi importa così tanto. Tiago! Jasmine! Sono qui. Dai, vieni, vieni. Dobbiamo nasconderti. Andiamo. Uno zingaro della sua comunità, un tipaccio. L'ha rapita quando era piccola e l'ha costretta a lavorare per lui. Tranquilla, ti puoi fidare di Cielo. Non riesco a credere che ci siano così tante persone cattive al mondo. Con quale coraggio sfruttano dei bambini, dei ragazzi? Se ne incontrassi una, non so cosa le farei. Comunque sta tranquilla, tesoro, non piangere più, eh. Questo posto è diverso. E qui hai un tetto, hai da mangiare. È gente buona. C'è una governante che è un po' acida, ma è una brava persona ed è giusta. Vedrai che qui starei bene. Ne sono sicura. Ragazzi, vado a chiedere al signor Bartolomeo di adottarla. No, Cielo, per favore, non voglio restare qui, ti prego, no. Ma perché? Che cosa c'è di male? Il fatto è che... Niente. Il fatto è che si vergogna. Deve vergognarsi chi ruba, non dite sciocchezze. Chi ruba e si fa ciuffare. Sentite, non c'è niente da fare. Cosello mi perseguiterà lo stesso, lo so. Signor Bartolomeo, guardi che bella Lasciami sorpresa stare. Ho per lei. Una colomba che aveva preso il volo e che ora è tornata al nido. Jasmine Romero. Lei ha una memoria da elefante, signore. Oh, il mio fiorellino preferito. Quanto mi è mancato il tuo talento nel leggere la mano e alleggerire le tasche, tesoro. Bart, lei... Sì, ecco, volevamo no, appunto lei, parlare... Lei, come State calmi, mi ha già raccontato tutto. No. Credete che possa tornare? Sì, taccio, certo. Non mi lascerà mai in pace. No. Jasmine, devi stare tranquilla. Adesso hai una famiglia, non sei sua. Va bene. A riposare, che è stata una giornata faticosa. Sì. E tu, Jasmine, resta qui per un po', così deciderai che cosa fare, eh? Sì, bene. Andate. Ti rendi conto? Chi è? Quello è Cosello. Te l'avevo detto che sarebbe venuto qui. Accidenti. Caro commissario Luisito Blanco, il tuo compagno di poker, Bartolomeo Bedoya Agüero. Come stai, amico mio? Ho qualcosa che credo ti possa interessare molto più di una scala reale, sai?
Senti, è meglio che non mi faccia vedere qui. Poi mi racconti tutto, d'accordo? Bart! Bart! Bart, ascoltami, sono sicuro che tua sorella guarirà. Sta ricominciando a parlare. Sì, parlare sì, ma camminare non credo. Resterà paralizzata. No, non dire così. Fermi dove siete. Fermi, vi faccio un occhiello in fronte. Niente pazzie. No, non ho visto. Dov'è Jasmine? La pistola. Non è qui. Ah, eccola. Andiamo, ragazzi, vieni qui. Vieni, Jasmine, andiamo indietro. Via. State indietro, stai ragazzi, indietro. Indietro. Zitto, sta zitto. Meno male che ha chiamato, signor Pedro. Vedo già, vero? Era logico che chiamassi. Ho visto un malvivente vicino alla mia casa. Bartolomeo. Tu lo conosci? Certamente. Certamente, è stato questo disgraziato a portar via la mia Jasmine. Cosa? E non solo questo, Alberto Paolaso ha cantato e ha detto che è lui l'uomo che ha sequestrato il piccolo Bauer. Non è vero! Non è vero! Che vuoi? Non sono stato io! Ti ammazzo io, hai sentito? Ti ammazzo, io ti ammazzo! È lui il vero delinquente! Che sta dicendo? È quello che mi ha detto Jasmine. L'amico costringe i bambini a lavorare, se volete saperlo, anche a rubare. È lui che organizza e gestisce questo schifo. Cosa? Sì. Qui l'unico sfruttatore è proprio lui. Avanti, parla! Jasmine, tesoro, parla. Non aver paura. Di la verità. Tranquilla, non aver paura, parla. La verità è che... Cosello... mente. No, non è vero, ripeti quello che mi hai detto. Fermi, basta. Sì, io stavo molto bene qui con Bartolomeo. Lui si prendeva cura di me e poi Cosello mi ha rapita e mi ha costretta a lavorare. Mente, sta mentendo. Adesso sta calmo. Sta zitto, comincia a camminare, tutto finito. Non finisce qui, ricordatelo. Disgraziato, devi marcire in carcere, porta via. Devi stare calmo, chiamico. Mi vendicherò. Devi stare calmo, è tutto finito. Devono rinchiuderlo e gettare la chiave. Amico mio, hai ragione. È tutto finito. Devi fidarti di me. E tu, cara Jasmine? Grazie al cielo sei di nuovo a casa, tesoro mio. Sei in casa. Sono così felice. Sei di nuovo con lo zio Bart. Basta con quei musi. Bartolomeo vi ha usato come avrebbe fatto con chiunque. C'era da aspettarselo. Non gli conviene mandarci in una vera scuola. Ho sempre desiderato studiare. E che studiasse anche la piccola. Mi ero illuso un'altra volta. È inutile sognare. Il risveglio è terribile. Vedi, è qui che ti sbagli. Noi dobbiamo sognare più di ogni altro. Sì, certo. Avanti. Sogniamo mentre Bart ci manda a rubare. Perché è questo che faremo tutta la vita. Rubare per lui. Io ho altri progetti. Quali progetti? Parla dei suoi sogni. Tu non hai sogni per quando uscirai di qui? No, perché non ce ne andremo mai, Marianella. Ragazzi, state bene? Non vi siete fatti niente, nessuna bruciatura? Dove no. sono Monito e Alelì? Stanno di là, stanno giocando. Lasciali stare, stanno bene, Cielo, tranquillo. Ditemi che non è vero. Ditemi che quello che ho sentito è falso. Ditemi che non siete stati voi a provocare l'incendio a scuola, per favore. Ma siete matti! Che cosa vi passa per la testa? Tiago vi offre un'occasione irripetibile e l'unica cosa che sapete fare è dare fuoco alla scuola! Basta, Cielo, lasciaci in pace, eh? Neanche per sogno! Non hai pensato che là c'era tua sorella, che avresti potuto ucciderla? Sì, sì, ci ho pensato! Ma che cosa devo fare? Cosa sta succedendo qui? Niente. Cielo stava andando via. Sì, stava andando via. In fila, avanti. A lavorare. Tacio, sei un idiota. Sì, è vero. Allora, che mi dici? Che cosa dico? Che sei un incosciente, mi hai fatto prendere un colpo. Insomma, ti ho detto che devi lasciarmi in pace. Devi lasciarmi in pace, è chiaro? Non sono uno che si arrende alle prime difficoltà. Senti, non so dove vuoi arrivare, ma ti ho già sì, detto Sì, hai che... detto molte cose. E anch'io. Ma adesso basta. Come diceva un attore che ho conosciuto, se si parla molto si combina poco. Guarda che non ti conviene. Questo lo decido io. Non voglio... farti soffrire. Tu mi farai felice.
Basta! Basta, tacio! Cosa c'è? Ecco... Calma, non ci troverà nessuno. Dobbiamo solo stare attenti a Giustina e a Bartolomeo, ma non ci scopriranno. Sì, però ora non c'è niente da scoprire. Ti ho dato un bacio per toglierti la voglia, così ora mi lascerai in pace. Cosa? Sì, tacio. Sono stata sempre chiara con te. Non voglio impegnarmi con nessuno. Sì, ma il bacio non ti è piaciuto? Sì, sì, no. Sì, ecco, io... No, no, grazie. No che? Senti, sei molto carino e gentile. Mi piace stare con te. E mi piace come mi guardi, però... Però io sono un problema, tacio. E non voglio farti del male. Scusa, sto cercando una certa Jasmine. La conosci? Sono io. Sono per te. Per Jasmine da Nacho Perez Alzamendi. Cosa significa? Molto piacere. Senti, se mi li manda Cosello, non li voglio, va bene? Non... No, 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 non mi manda nessuno. Sono Nacho, l'amico di Tiago da tutta la vita. Cosello non c'entra niente, chi è? Perché regali fiori proprio a me? Ma che vuoi che ti dica? Passavo, ti ho visto e mi sono detto possibile che nessuno regala dei fiori a una ragazza tanto carina. Come? Chi ti ha detto che nessuno mi regala dei fiori? Ecco, vai via. Aspetta, aspetta, non andartene così. Ascolta un attimo, prendili comunque. Senti, ti piace la magia? Ma di che parli? Fa molta attenzione, eh? Guarda, in questa mano ho una moneta. E in questa, un bacio. Avanti. Scegli. Questa. Hai vinto un bacio, bella. Che fai? Sei matto? Che ti sei messo in testa? Aspetta, se non ti do il bacio che hai vinto, penserai che sono un truffatore, giusto? Dalle un po' di soldi e ti riempie di baci. Eh? Aspetta, aspetta, che cosa hai detto? Ho sentito ogni cosa, bella. Non vuoi impegnarti con un povero come me perché aspetti uno come lui. Torna da lui, ha abbastanza soldi per comprare i tuoi baci. No. Ehi, ma che sta succedendo? Ti sta dando fastidio? Non più. Permesso. Ah. Che schiaffo. Aspettami, Jasmine, aspetta.